Molinari, però a proposito di Salvini, ovviamente le elezioni in Emilia-Romagna sono una data alla quale guardiamo tutti con grandissima attenzione, soprattutto il governo in verità guarda con grandissima attenzione a quella data, e Salvini sta facendo un enorme investimento, è sempre lì, batte l'Emilia-Romagna palmo a palmo, cioè questa cosa l'abbiamo vista e registrata non nelle ultime settimane, è davvero tanto tempo e lui ha iniziato lì a fare questo lavoro. Dopodiché per la sua campagna elettorale c'è chi dice che la questione della nave Gregoretti potrebbe essere un fuoco d'artificio da esplodere proprio in questi ultimi giorni, se si decidesse di votare il 20 come doveva essere. Io le chiedo, ma questa questione della Gregoretti, la decisione della Giunta, il si fa prima, si fa dopo l'elezione o si fa prima delle elezioni, quanto pesa? Davvero può pesare così sulla campagna elettorale? Ma io credo che può pesare in realtà qualsiasi elemento, perché da quello che si comprende la sfida in Emilia ormai, quindi può significare anche una cosa piccola. Non c'è dubbio che il presidente uscente dell'Emilia è in vantaggio forse di 1, 2 punti e mezzo, ma è all'interno del margine d'errore. E il fatto che sia una sfida anomala, perché da una parte c'è un candidato di fatto del territorio dove i partiti che lo sostengono sono molto dietro, e dall'altro invece c'è un leader nazionale. Cioè la sfida fra Bonaccini e Salvini è una sfida, diciamo, asimmetrica, e quindi ogni dato che avviene o sul territorio o a Roma può rivelarsi decisivo. In questo è una sfida molto all'americana.